Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui per fare il pre-partita Juventus-Fiorentina, partita che si giocherà martedì 22 dicembre, ore 20:45 dall'Allianz Stadium. Bisogna fare subito questo pre-partita, partita fondamentale, partita che ci serve per dare continuità alla vittoria molto molto bella di Parma per 0-4. Guarderemo ovviamente le probabili informazioni, vi dirò la mia sulla formazione di Juventus e vi dirò anche secondo me quale potrebbe essere la chiave tattica di questa partita. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e incominciamo subito. La probabile formazione della Fiorentina, ragazzi, è un modulo 3-5-2, la state vedendo voi qua alla vostra destra. Ci dice Dragoschi tre pali, Milenkovic, Pezzella e Igor, i tre difensori, Amrabat, Bonaventura e Castrovilli, i tre centrocampisti, con Venuti e Barreca sugli esterni a fare i quinti di centrocampo, Vlahovic e Ribery là davanti. Sicuramente vedremo un Ribery che non darà punti di riferimento a questa Juventus, sbarrerà molto, girerà molto alle spalle di Vlahovic, cercando di mettere in difficoltà il più possibile la difesa della Juve. Vedremo sicuramente sia un Venuti e un Barreca che non faranno una grande partita di spinta, perché mi sembrano comunque sono due giocatori che non hanno grande spinta sulla fascia. Comunque forse Barreca può andare a mettere qualche cross interessante, lo stesso anche Venuti, però faranno veramente poco insomma in fase offensiva. Amrabat è un giocatore di quantità e qualità, ma più di quantità farà lui insomma la fase di interdizione, come Bonaventura e Castrovilli dovranno dare tempi di inserimento e dare qualità a questo centrocampo della Fiorentina, che se guardiamo solo i nomi, non guardiamo le prestazioni della Fiorentina, è un centrocampo comunque di ottimo rispetto, di tutto rispetto, di ottima qualità. Come ho detto, Bonaventura e Castrovilli daranno qualità a questo centrocampo, con Amrabat che sicuramente darà quantità. E Vlahovic sarà molto lì perno in mezzo all'area di rigore a cercare di deviare qualche pallone in porta, però non vedo una Fiorentina che sinceramente può svariare, può cambiare questo modulo durante la partita, come magari potrebbe farlo la Juventus, che andremo a vedere dopo. Però vedo una Fiorentina che rimarrà molto basilare su questo 3-5-2, con Barreca e Venuti che si abbasseranno molto ovviamente quando si dovrà andare a difendere, quindi la Fiorentina che comporrà una linea difensiva composta da ben 5 difensori, i tre centrali più Barreca e Venuti, quindi per noi della Juventus sarà complicato andare a bucare questa Fiorentina, a meno che di gravi errori da parte dei loro difensori, con un Amrabat e Bonaventura che anche loro si abbasseranno in fase difensiva, un Ribery che non sarà chiesto tanto in fase difensiva, forse quasi niente, pronto sicuramente anche a ripartire Ribery visto la sua grande tecnica, e un Vlahovic che anche lui sarà richiesto ben poco in fase difensiva. Vedremo una Fiorentina che difenderà con 8 giocatori più il portiere, con un Vlahovic e Ribery pronti a ripartire. Questa era la probabile formazione della Fiorentina e quello che secondo me potremmo aspettarci dalla Viola. Ora passiamo alla Juventus. La Juventus, ragazzi, quanto riporta Sky, c'è scritto un modulo 4-4-2. In porta c'è Buffon, non so se sia veritiero, non so se giocherà Buffon, ma dovesse giocare ancora una volta Gigi sarei contento, perché sta offrendo grandi grandi prestazioni. I quattro difensori sarebbero Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alexandro, ottima linea difensiva, non farebbe giocare Danilo Pirlo, darebbe riposo a Danilo che comunque ha iniziato forte questa stagione, dà fiducia ad Alexandro, mette Cuadrado che è indispensabile per questa Juventus e conferma la coppia Bonucci e De Ligt. Chiesa, Ramsey sugli esterni nel modulo 4-4-2, Bentancur e McKennie sulla mediana. Qui c'è da fare un piccolo discorso, sicuramente vedremo un Chiesa sì che farà l'esterno e un Ramsey che farà più l'esterno forse in fase difensiva, un Ramsey e McKennie che entrambi si andranno molto a interscambiare durante la partita. Vedremo un McKennie che potrebbe tranquillamente andarsi a inserire in area di rigore, e lo stesso Ramsey forse che giocherebbe più dietro, fuori dall'area di rigore, per cercare di impostare lui il gioco in fase offensiva, cosa che a Parma comunque ha fatto anche bene. Mi è piaciuto quel Ramsey lì a Parma, è un giocatore che se dentro la partita con i valori tecnici che ha lui è un giocatore che può fare bene all'interno dei 90 minuti, quindi giusto riconfermare Ramsey, giusto riconfermare McKennie, giusto riconfermare anche Rodrigo Bentancur per l'ottima prestazione fatta a Parma, soprattutto nella fase di interdizione. A Parma abbiamo visto il miglior Bentancur di questa stagione, secondo me ottimo in fase di interdizione, recuperava tutti i palloni, lottava sempre, mentre in attacco vedremo Morata e Cristiano Ronaldo entrambi in fase difensiva chiederà poco Andrea Pirlo, in fase difensiva anche non difenderemo con due linee da 4, con Chiesa sull'esterno e Ramsey sull'esterno. A proposito di Chiesa, in fase offensiva, adesso parliamo ragazzi, un Chiesa che sicuramente si andrà ad alzare in fase offensiva e andremo a comporre un modulo come 4-3-3, ora vi appare qua alla vostra destra come potrebbe secondo me attaccare l'Juventus con il modulo 4-3-3. Con un Morata perno, un Chiesa a destra e un Ronaldo a sinistra, che sicuramente non daranno punti di riferimento quei tre davanti. Un Ronaldo sicuramente che si allargherà, cercherà di trovare la giocata e rientrare.
con un Chiesa dall'altra parte, pronto comunque a ricevere anche cross, ma pronto anche lui a puntare l'uomo e mettere palloni in mezzo interessanti per un Morata, per un McKennie che sicuramente si potrà inserire, anche lo stesso Ramsey si può comunque anche giocare da fuori area, ma può anche lui volendo inserirsi, lo stesso Ronaldo che magari attraverso un'altra parte di Chiesa può andare anche lui a inserire e buttare la palla in porta di testa come ha fatto contro il Parma. Per partita, fatemi sapere la vostra sotto con un commento cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, molto molto importante. Noi ci becchiamo un prossimo video, bella ragazzi.